Oggi io sono qui perché ho due figli e mi immedesimo nella vita e nell'esistenza di un genitore palestinese che ogni giorno non sa se può dare da mangiare ai propri figli perché è bloccato magari da Israele, non ha la corrente elettrica, non ha la possibilità di avere una vita dignitosa né un futuro per i propri figli. Io come genitore darei tutto, anche la vita stessa, per il bene e la dignità dei miei figli. E se i palestinesi lottano ancora dopo tutti questi anni contro l'invasore, l'occupante israeliano, è proprio perché hanno ancora a cuore la vita e l'umanità delle generazioni future. E questo deve essere chiaro anche per noi, in Italia ma in tutti i paesi del mondo. Perché lottare per la Palestina significa lottare per noi e per la dignità dell'umanità intera. I'm here today to send solidarity with Gaza, and I think Palestinians have the right to resist against Israeli occupation, and my heart is breaking for all the people who have fled their homes, who already fled their homes, who are being bombed right now, and we need to stop this. Il problema con Israele, hanno ammazzato tutti i palestinesi. Per favore, restate dietro lo striscione d'apertura, dietro il camioncino, dietro lo striscione. Sono qui oggi, 13 ottobre, a Piazza Vittorio, a Roma, in solidarietà con il popolo palestinese contro i bombardamenti terroristici che fa Israele a Gaza e contro i soprusi che fa in Cisgiordania. Noi rivendichiamo gli accordi dell'ONU e il diritto del popolo palestinese a resistere. Angelo Caputo dalla Città Futura è tutto.